Let's go! Sono sempre il vostro power di quartiere. In questo caso non siamo per le strade di Manhattan, ma siamo all'ufficio postale, a.k.a. base operativa. E in questo caso sono qui per farvi vedere quelli che sono i migliori equipaggiamenti da acquistare o comunque da creare al fai da te. Mi dispiace se non vi posso far vedere quando li stavo comprando, ma... li ho già presi, quindi ho dovuto fare un pochino di test. Per prima cosa ve li voglio far vedere e poi vi dirò dove si comprano mano a mano i progetti. Per prima cosa, una delle cose fondamentali da comprare, non pensate che è fondamentale comprare solo le armi, ma ci sta una cosa che secondo me è una delle più fondamentali. Sto parlando dei progetti per le mod. In questo caso le mod alta gamma di livello 31, che potete leggere lì in basso a destra. Perché sono così forte? Perché prima di tutto possono uscire dei bonus casuali fortissimi, come probabilità di colpo critico, percentuale alla corazza, bonus alla rapidità con cui si ricaricano le abilità, quindi veramente forti se li trovate specialmente tutti uguali. E seconda cosa, per crearli non servono equipaggiamenti di visione, come stai vedendo, ma solo parti elettroniche e tessuti che sono facilmente reperibili. Comunque, sicuramente i progetti per le mod, in questo caso per armi da fuoco, vigore ed elettronica a livello 31, sono un must e si possono acquistare dal venditore speciale che troviamo qui sopra nel dipartimento tecnologico, che dovete ovviamente sbloccarlo se non lo avete. Comunque, venditore equipaggiamento speciale, scendete qui sotto e troverete poi le mod. Io l'ho già comprato, quindi non posso farvi vedere ovviamente mentre le sto comprando o il loro prezzo, però spero che comunque apprezziate questo video. Allo stesso modo, ora sapete qual è il vendor che fornisce questi progetti. Un altro vendor molto importante è quello della zona nera livello 6, dentro una sorta di chiesa. Praticamente all'interno potete acquistare quelle che sono alcune delle armi più forti alta gamma livello 31, e quelli che sono i progetti migliori comunque da comprare sono questi. Allora, per prima cosa, il progetto per l'MP5N Marina. L'MP5N Marina, secondo ciò che ho letto su vari forum, su vari video, è quasi secondo tutti uno dei migliori SMG, quindi mitragliette del gioco. La cosa difficile è che richiede 3 equipaggiamenti di visioni per crearlo, quindi è molto difficile riuscire a trovare con i perk giusti. I perk giusti sono letale e spietato. Ora vi faccio vedere pure cosa fanno, perché ce li ho con me comunque questi perk. Allora, per prima cosa, il primo è letale, danni critici più 25%. Poi spietato, assolutamente è un altro talento fondamentale, perché i danni aumentano in base alla salute mancante. Un segmento mancante più 9%, due segmenti mancanti più 22.50%. In più, un altro talento che dovreste riuscire a trovare è violento, che dà bonus probabilità di colpo critico con quest'arma, in modo che possiate fare ancora più critici, dato che le mitragliette si basano solo su quello. Se voi avete quel bonus, potete poi puntare tutto sulla mitraglietta a pompare, in questo caso, i danni critici. Avrete del talento letale che già di suo dà un bonus in più ai danni critici. Quindi sicuramente questi sono i 3 perk fondamentali che dovete trovare sull'SMG in questo caso. Ed è per questo che è molto difficile trovare un MP5N Marina, perché gli equipaggiamenti di visione finiscono in fretta. Ma non vi preoccupate, vi ho già fatto un video su come poterli farmare, quindi vi basterà andare a vedere il video del percorso che facciamo noi Feral Blood per poter prendere e acquisire tantissimi equipaggiamenti di visione e provare a trovare l'MP5 perfetto. Allo stesso modo, un altro progetto che vendono dal vendor della zona nera livello 6 veramente forte è il progetto per l'M44 Custom, uno dei migliori cecchini. Per quanti, diciamo, so già che alcuni diranno ma c'è il Tenebre così, no ragazzi, fidatevi, il Tenebre con un colpo fa 18-20k massimo. Abbiamo l'M44 che parte da un minimo di 36.592 fino a un massimo di 40.990 di danno. In più bisogna aggiungerci tutti i bonus, e il talento con cui bisogna trovare questo M44 Custom è il bonus agli headshot. Il bonus agli headshot, che mi pare io abbia su questo, sì, ed è brutale. Bonus danni colpo alla testa con quest'arma più 24%. Quindi è importante almeno avere questo talento sull'M44. Trovare il talento brutale, importantissimo su tutti i cecchini che volete comunque creare o avere, perché si basano su quelli i cecchini. Puntare alla testa, puntare al petto, perdete solo danno. È meglio se utilizzate un'arma primaria. Ma non è finito qui, ragazzi. Ci sono ovviamente altre cose da acquistare, altre armi che sono ottime, e quindi continuiamo a scorrere.
Allora, prima di tutto voglio passare un'altra arma, un'altra mitraglietta molto forte che secondo molti è considerata al pari dell'MP5, in questo caso è l'AUG A3P tattico. L'AUG A3P tattico ha meno radio di fuoco, ha un caricatore più piccolo dell'MP5, però ha un danno molto più elevato. Ha un'ottima stabilità, questo bisogna dirlo. Per quanto riguarda i talenti con cui bisogna trovarlo, stessa cosa come l'MP5. E il progetto si può comprare dal vendor nella zona nera livello 6, sempre nella stanza di sicurezza. Quello che vi ho già spiegato prima, quindi non vi preoccupate, li trovate tutti là questi progetti. Per quanto riguarda chi magari non è ancora a livello 50, perché per prendere questo equipaggiamento dovete essere a livello 50, bene, io vi ho già preparato un qualcosa. Alcuni dei progetti migliori che potrete acquisire sono questi e potrete prenderli proprio al vendor per l'equipaggiamento speciale che vi ho fatto vedere lì sopra. Oltre alle mod che potete acquisire dal vendor dell'equipaggiamento speciale, potrete prendere qui il progetto per l'AK74 Mercato Nero. L'AK74 Mercato Nero è un'ottima arma, rimbalza un pochino, ha un rinculo un pochino particolare, ma con i giusti accessori si può riuscire a far sparare dritto a quest'arma, però ha un ottimo danno, devo dire, ha un ottimo impatto anche sugli scudi e bisogna trovarla con i talenti giusti. In questo caso i talenti giusti sono quelli riguardanti la precisione e la stabilità dell'arma e il bonus agli headshot, perché tutti i fucili d'assalto basano diciamo, la loro potenza sul fatto che hanno una buona gittata, quindi il loro danno non cala con l'aumentare della distanza, ma ovviamente loro basano il fatto che sono anche precisi, quindi il colpire alla testa è quello il vero bonus sui fucili d'assalto su cui dovete puntare, quindi riuscire ad avere il talento che vi dà un bonus ai danni alla testa, che è quello che abbiamo visto prima sul cecchino, si può trovare anche sui fucili d'assalto, quindi non vi preoccupate. Per quanto riguarda gli SMG, qua potrete comprare sempre dal venditore per dell'equipaggiamento speciale nel dipartimento tecnologico il progetto per il Vector 45. Questo, se non volete spendere equipaggiamenti di visione, quindi potete usare gli equipaggiamenti di visioni per creare le altre risorse per costruire quest'arma, voi potete scambiare due equipaggiamenti di visione esotiche per creare una componente armi e uno strumento. Quindi anche questo qui può essere una cosa molto utile per voi. Scusate, non ho sbagliato io, non, scusatemi, ovviamente due equipaggiamenti di visione blu per creare diciamo una risorsa esotica, in questo caso alta gamma. Quindi il Vector è sicuramente una buona scelta se non vi potete permettere di comprare in questo caso l'MP5 o comprare la UG, perché comunque non richiede equipaggiamenti di visione, non richiede essere a livello 50 della zona nera, quindi è un ottimo acquisto. Per chi invece piace giocare con armi, diciamo particolari, e in questo caso ha una build magari basata tutto sul tenere tutte le statistiche simili, uguali, in questo caso c'è il progetto del Liberator. Il Liberator è un'ottima arma, già ne ho parlato in un video su quelli che sono secondo me le migliori armi, io l'ho classificata come una delle top 2, la seconda. Liberator è fortissimo, specialmente per chi usa molto le cure, per chi usa l'impulso, comunque per chi usa molte abilità durante un combattimento, uno scontro, con il Liberator fai dei danni assurdi. Il problema che ho sempre detto del Liberator, che esce con questi talenti che state vedendo, è il suo rinculo orizzontale. Per quello dovrete mettere, ovviamente, sia per quanto riguarda la volata e il freno di bocca, un qualcosa che riduce il rinculo orizzontale, sia diciamo una grip, come si può dire, un calcio anteriore davanti al fucile, proprio per evitare questo rinculo orizzontale. Comunque, siamo arrivati alla fine del video. Spero vi sia piaciuto questo video. Spero vi abbia aiutato. Spero vi abbia aperto un pochino di più le idee su cosa potete creare se magari siete un pochino persi in questo gioco. Io spero di avervi aiutato pure sul consiglio sui talenti e i perk, ovviamente, che potete prendere. Io vi saluto, ci becchiamo al prossimo video. Il vostro agente va via, let's go. Se state vedendo questo video, beh, io sono a Colonia, quindi mi dispiace se non riesco a rispondervi. Mi raccomando, spolliciate o guardate anche gli altri video di The Division. Io vi saluto, let's go.